Comitato Nazionale Fermiamo il Nucleare sbarca in Liguria. Circa 20 le associazioni liguri aderenti che hanno partecipato al primo incontro. Obiettivo dello schieramento: informare i cittadini in vista del referendum del 12 giugno, data in cui gli italiani saranno chiamati alle urne per decidere per la seconda volta dal 1987 il futuro del nucleare nelle politiche energetiche del paese. Ora aperto il dibattito sulle politiche energetiche. Cosa ne pensate di questo? Allora, noi pensiamo questo. In Italia attualmente non esiste un piano nazionale dedicato ai temi dell'energia, quindi abbiamo questa grandissima mancanza che non permette un ragionamento di sistema. Questo sicuramente è un problema, nel senso che se si pensa di risolvere il problema dell'approvvigionamento energetico col nucleare senza pensare globalmente a altre tecnologie, secondo noi non è la scelta giusta questa. Una campagna in vista del referendum o qualcosa di più ampio? Ma una campagna di sensibilizzazione e comunicazione, questo è l'obiettivo del comitato. Cioè il WWF aderisce anche a livello nazionale e la linea è questa: fare informazione e sensibilizzazione su quelli che sono i temi, ovviamente in questo caso il nucleare, il rischio nucleare. Ecco, le energie rinnovabili però sono sufficienti a garantire lo sviluppo per quanto riguarda le nostre nazioni? Qui si tratta di fare una politica energetica seria. Noi abbiamo un piano regionale che è obsoleto, ad esempio se parliamo di Liguria, allora il piano regionale non è ancora a norma, quindi va revisionato il nostro piano, va aggiornato, vanno potenziate quelle che sono le reali fonti rinnovabili.